Della LIRT di Latina con la presidente Anna Maria De Cave e alcune delle atlete che hanno gareggiato questa mattina a Sabaudia. Un meritatissimo secondo posto e primo posto delle supporter ICP. Sì, è stata una festa emozionante, è andato tutto bene, anche perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere soprattutto la cultura di fare prevenzione, perché la prevenzione è importante. Quindi abbiamo voluto fortemente fare questa manifestazione proprio per sensibilizzare il pubblico a questo evento. Una manifestazione che vi ha visto impegnate anche nell'allestimento scenico, nell'invitare i vari ospiti provenienti da tutta Italia. Allora, emozioni a caldo proprio, andate via da questo lago soddisfatte. Moltissimo, tanto, è stata una settimana molto impegnativa, da lunedì che abbiamo iniziato tutto l'addobbo di tutta la città, però è stata una grande soddisfazione, poi tutte le donne che ci hanno raggiunto ci hanno fatto tanti complimenti perché sono state accolte proprio bene, quindi anche Sabaudia ci ha supportato come città, devo dire la verità, tante persone si sono avvicinate a noi e ci hanno supportato in tutto, quindi è stata veramente una bella settimana, faticosa ma bella. Diciamo, ha vinto Firenze ma ha vinto la LIRT, 100 anni di LIRT celebrati anche questa mattina qui con il presidente Schittulli e con la presidente provinciale Derme e tutta la delegazione di Gaeta che siamo venuti appositamente per voi. E io vi voglio ringraziare e ecco, facciamo vedere la medaglia. Sì, anche noi vorremmo ringraziare chi è stato vicino a noi, soprattutto il centro sportivo Decor che ci ha ospitato e tutte le varie autorità che si sono messe in moto per poter far sì che questo evento ne uscisse bene. Vedo il dottor Ricci seduto lì che ci guarda, il dottore che mentre gareggiavate dicevano molte, le ho operate io. È vero. Questa sinergia anche con la Breast Unit. Sì, noi siamo molto vicine, collaboriamo con la Breast Unit, perché la nostra Breast Unit di Latina, senza nulla togliere a nessuno, penso che sia la migliore, il fiore all'occhiello, quindi anche noi collaboriamo e offriamo a tutte le donne che hanno subito questo tipo di patologia, questo tumore al seno, offriamo questa attività di riabilitazione gratuitamente, per cui invitiamo tutte quelle signore che hanno avuto questa problematica a contattarci e stare insieme. A conclusione a Maria Felicia, visto che ti ho interrotta. Sì, volevo dire che comunque sono molto soddisfatta, siamo molto soddisfatte noi di Donna Più perché abbiamo ricevuto molti complimenti da ogni persona delle squadre, sia per l'organizzazione che per l'ospitalità, quindi diciamo che è riuscitissimo questo evento. Grazie. Questa bellissima giornata, ancora una battuta con il professor Fabio Ricci della Breast Unit, la presidente di Donna Più Anna Maria De Cave e il presidente della Federazione Italiana dei Drag Queen. Allora questa sinergia tra Breast Unit, LIRT e Federazione per uno sport che fa tanto bene alle donne per la riabilitazione dopo la malattia ma anche per la prevenzione. Assolutamente. Diciamo che noi dal 2003 che seguiamo il movimento delle donne rosa l'abbiamo in qualche modo promosso, l'anno prossimo faremo il ventennale e io già ho pensato di fare una bella manifestazione per le nostre donne, per tutte le donne in rosa,
e sicuramente è un connubio che sta dando grandi soddisfazioni. Non è un caso che ieri sera con il professor Schittulli abbiamo firmato questo protocollo, ci saranno anche altre cose. Addirittura in questi giorni sono stato avvisinato da una multinazionale farmaceutica giapponese addirittura, che vogliono fare due progetti sperimentali, una a Milano e una a Roma. Cioè le donne in rosa, le donne operate di tumore al seno, sono veramente al centro dell'attenzione. E al di là di questo, a noi come federazione è un piacere, avete visto oggi, no? Ma anche ieri sera, che per noi è lo stare insieme in un certo modo. Voi non so se sapete, io sono anche uno psicologo, quindi sappiamo bene che significa il benessere psicofisico ma anche sociale, quindi questo serve per la prevenzione dopo l'intervento, è fondamentale, quindi lavorare con, diciamo, dalla parte scientifica, la parte sociale, sportiva. E noi come federazione siamo, secondo me, insomma, è una formula vincente. Benissimo, Anna Maria, quanto conta lo stare insieme, allenarsi, preparare eventi come questo? Tantissimo, è una cosa meravigliosa, è una cosa molto bella, soprattutto appunto, come dicevo, il nostro obiettivo è quello di esprimere a ognuno l'importanza della prevenzione. Noi come gruppo siamo molto vicini, collaboriamo con la Breast Unit, siamo state inserite dal direttore dottor Ricci a stare nel circuito della riabilitazione, per cui siamo molto contenti e fieri di questa cosa. Professore, conferma questa importanza sinergica tra diciamo, lo sport, la medicina per stare dalla parte delle donne? Assolutamente sì, io solamente una battuta, voglio ringraziare tutti, è stata una manifestazione straordinaria fatta a Sabaudia. Io da sempre, ma con la mia direzione, con la direttrice generale in primis, la dottoressa Silvia Cavalli, abbiamo sempre creduto in questo percorso del Dragon Ball. Abbiamo intenzione addirittura di potenziare il percorso, ma ci crediamo fortemente perché il Dragon Boat e questo gruppo di Donna Più guidato da Anna Maria è veramente anche un fiore all'occhiello per la nostra Breast Unit. Grazie a tutti, un saluto alle mie donne.